Ciao a tutte ragazze, buonasera, anzi vorrei dire buonanotte, è molto tardi. Abbiamo passato la mezzanotte, parlerò un po' più piano perché non voglio disturbare i vicini. Comunque, questo è un interattivo che mi è stato richiesto da tantissime persone. E prima di formulare la domanda, volevo dirvi che le richieste di interattivi sono aumentate. Credo di averne all'incirca 87-88 all'attivo, il che vuol dire che se anche io riuscissi a farne uno al giorno, ma non mi riesce uno al giorno perché purtroppo poi lavoro anche, cioè per fortuna, e praticamente calcolate che chi fa una richiesta oggi vedrà la sua risposta fra quasi 2 mesi. Io cercherò di sbrigarmi, però non posso neanche sbrigarmi troppo perché vorrebbe dire poi interpretare le carte in maniera frettolosa, giusto per farlo e per accontentare tutti, però non credo che sia corretto. Detto ciò, vi ringrazio per i commenti, per le parole bellissime, per seguirmi, perché ho la pazienza addirittura di guardare i secondi di pubblicità. E niente, direi che possiamo cominciare. La domanda è: dopo tutto quello che lei mi ha fatto, quindi anni di amore, promesse, vita condivisa insieme, passioni, dopo tutto, esserci aiutati, sostenuti, è andato via, è andata via, mi ha lasciata, mi ha trattata male, comunque c'è stato un distacco. Ecco, dopo tutto quello che mi ha fatto, vale la pena aspettarlo? Lo devo aspettare? C'è un senso a questa mia attesa? O posso mettermi, non dico l'anima in pace perché non è questo il concetto, però qualcuno ha chiesto, forse devo ricominciare. Bene, noi andremo innanzitutto ad indagare se per quanto riguarda questa domanda, comunque sia, vale la pena aspettare, perché noi crediamo che se la risposta è positiva, probabilmente c'è un qualcosa di karmico che ancora in questa esistenza non si è svolto totalmente. C'è ancora qualcosa da fare assieme. Perché poi va detto che tutti i legami karmici e fortemente karmici non si riducono ad una sola vita, vengono dal passato, vanno verso il futuro, quindi in realtà anche quando si va d'accordo non ci sarà mai un totale esaurimento o una totale fine o un totale appagamento di quello che è un desiderio o un debito, un credito o comunque sia anche una passione. Scegliete pure la vostra variante, visualizzate bene la persona a cui state pensando, prendetevi tutto il tempo che serve, io inizio e accantono un attimo due delle varianti. Se avete necessità, stoppate il video e poi riprendete con calma dopo. Variante arancione, vediamo un po' com'è la situazione. Allora, in questo caso, in questa variante, il rapporto è karmico. Sì, voi che state guardando avete a che fare con la vostra anima gemella. Guardate quanto è bella questa carta. Tra di voi c'è un legame che parte proprio da dentro, dal plesso del cuore. E questa distanza è come sentirsi il petto, è come se il cuore venisse fuori dal vostro petto. È talmente forte il dolore e anche il malessere dovuto all'ansia, allo stress, all'attesa, alla nevrosi che queste cose creano, che vorreste quasi aprirvi il petto per tirare fuori quel cuore, guardarlo in faccia e dirgli: smettila di soffrire, smettila di pensare a lui. Infatti il volto, scusatemi, è sereno. Quindi a livello di razionalità questa persona ha realizzato anche la possibilità di non incontrare più, per quanto riguarda questa vita, il partner che l'ha abbandonata. Però c'è dentro un legame più forte che preme, che pulsa e che rivendica, rivendica la sua metà, rivendica il completamento, l'appagamento. Quindi qui abbiamo una persona, cioè voi che state chiedendo, fortemente combattuta, anzi stremata, provata, veramente questa persona vorrebbe potersi arrendere e dire: basta, io non ti penso più, la mia vita ricomincia, da oggi ricomincia, proprio per il grande dolore, la grande lacerazione interiore, dovuta a questa attesa spasmodica, anche perché potrebbe anche accadere che
che per l'appunto, pur essendo anime gemelle, in questa vita non ci si incontri più. Però noi andremo ad indagare se qui vale la pena attendere. Per il momento sappiamo che il legame è fortissimo, quindi questa persona, pur maturando il desiderio di non aspettare più, non riuscirà mai a togliersi questa bomba orologeria dal petto. Non può farne a meno perché è il suo cuore. Togliersi il cuore vorrebbe dire morire. E l'abbiamo detto, è una persona che ha fatto un grande lavoro su se stessa. E si è alleggerita soprattutto a livello razionale. È qui il punto cruciale. La situazione rimane ferma. Anche a livello di sentimenti la situazione in realtà è stabile, perché anche se non sono appagati, comunque sia il sentimento c'è. E credo che il sentimento in realtà ci sia da tutte e due le parti. Non dimentichiamo che quando c'è un incontro tra anime gemelle, spesso gli alti e bassi e le crisi nella relazione sono dovuti al fatto che l'uno è maestro dell'altro, maestro proprio karmico di lezioni importanti per l'evoluzione spirituale. Quindi, anche quando ci si fa il peggiore dei dispetti, quando ci si rivolge la peggiore delle parole, alla base il sentimento però c'è sempre. Anche se non è compreso a livello cosciente, a livello proprio profondo, quel legame c'è sempre. Io credo che ci sarà il ritorno. Abbiamo questo bellissimo asso di denari e il suggerimento che la carta ci dà in realtà è quello dell'appagamento totale. Soddisfazione ed è legato alla terra, quindi anche proprio alla concretezza della quotidianità, dei piaceri, al contatto fisico. Quindi, per quanto riguarda questa variante, il ritorno di lui potrebbe esserci. Quindi, da un lato potremmo dire sì, vale la pena attendere. Però anche se lui dovesse tornare in un futuro, continuiamo a porre la domanda, per voi, a livello evolutivo e spirituale, vale la pena attendere questa persona? La carta ci conferma la vittoria e le coppe, quindi la vittoria comunque del sentimento e della relazione. Ora ragazzi della prima variante, poi è ovvio che questa è una cosa che non potete confermarmi adesso, potete nei commenti magari dire sì, percepisco quello che tu mi stai dicendo, nel mio profondo mi risuona, anche se non ci credo, in realtà c'è qualcosa dentro di me che fa sperare che quello che tu leggi dalle carte possa avverarsi. Qui danno il ritorno, danno comunque la realizzazione a livello di sentimento. E il sentimento è presente in tutte le carte che abbiamo girato fino ad ora, che abbiamo visto fino adesso. E ritornerà anche, cioè non sarà un ritorno lento, tiepido, questo sarà proprio un grandissimo ritorno. Però cerchiamo di capire cosa è successo. La persona che è andata via molto probabilmente sarà costretta dalla vita e dalla lezione karmica che adesso sta vivendo a guardarsi per l'appunto allo specchio. Lo specchio dello scandalo. Del non riconoscersi, probabilmente se questa persona si è allontanata per una nuova relazione, comunque ha avuto un colpo di testa e vi ha abbandonato in maniera repentina, in maniera anche che vi ha sia ferito che offeso, abbiate pazienza. In questo caso siete voi delle due anime, quella più evoluta, cioè quella più autocosciente, cioè cosciente di sé, non solo della situazione, ma di sé. Voi avete anche l'elasticità mentale, il sentimento per poterlo perdonare. Però dovete permettergli di fare l'esperienza che sta facendo. Sarà un'esperienza dolorosa per lui, anche lui proverà il dolore, perché poi la cosa buffa delle anime gemelle è che contemporaneamente, più o meno, anche se in contesti differenti, vivono le stesse situazioni energetiche ed empatiche ed emotive. Quindi il vostro dolore causato da lui è una situazione che lui, come dolore per karma, riceverà indietro da altra persona e che dovrà sperimentare. Si dice che l'essere umano impara solamente attraverso il dolore e la paura. Voi pensate semplicemente al fatto di come, magari quando eravate piccoli, la prima volta che avete toccato il fuoco e vi siete scottati, non l'avete più dimenticato. La prima volta che magari avete toccato l'acqua per lavarvi la faccia, che non è stata una cosa dolorosa, voi non lo ricordate.
Cioè, l'evento quotidiano normale non l'avete memorizzato, quello doloroso sì, funziona così anche a livello di sentimenti. Questa persona deve vivere questa esperienza fino ad arrivare ad un punto tale di insofferenza da non riuscire più a riconoscere se stesso nella situazione in cui si trova. Tornerà con umiltà. Nei sentimenti tornerà e sarà il vostro rapporto, un trionfo, una grande vittoria, ma lui tornerà con umiltà, l'acqua, il sentimento, la lavanda dei piedi. E il gesto di amore estremo, cioè quello di prostrarsi ai piedi di una persona, di lavare i piedi anche nella funzione religiosa del Papa o di Cristo che lava i piedi a chi tecnicamente dovrebbe valere meno di lui, tra virgolette, diciamo dovrebbe valere meno perché poi siamo tutti uguali, la dignità è la stessa per tutti. Questa persona tornerà umiliato e non riuscirà a guardarvi subito in faccia perché lui comunque in faccia non riesce a guardare neanche se stesso. La vita lo costringerà a guardarsi in faccia, può guardare il riflesso nell'acqua. Quindi quello che le carte ci dicono intanto è questo. Vediamo un po' questo ritorno. E sarà un ritorno pensato, cioè questa persona quando si renderà conto di voler tornare da voi si vergognerà talmente tanto che prima di poterlo fare dovrà trovare una scusa. Quindi prima dell'incontro vero e proprio cercherà di contattarvi. Ancora c'è una flebile speranza nel suo cuore. Potrebbe contattarvi così, cioè scrivendo proprio. Praticamente un messaggio, una telefonata o attraverso altre persone, o potrebbe addirittura scrivervi, non dico una lettera, ma quasi, in cui quello che non riesce a dirvi per vergogna a voce ve lo dirà per iscritto e frapporrà fra voi e lui, nella speranza di questa riappacificazione, questa cosa, questo gesto, cioè vi darà, lui sa che siete arrabbiate comunque con lui e ha paura. O meglio, se non lo sa adesso che è nel pieno della sua prova, lo saprà dopo. E quindi prima di riavvicinarsi a voi, questa persona cercherà di creare un contatto, di ristabilire una connessione. Pratica solamente nel concreto perché poi energeticamente non vi siete mai staccati. La riuscita e l'armonia. Anche questa carta, guardate, ci dà la riuscita in questa coppia. E mentre la prima avevamo l'uomo. La coppa, l'acqua, vedete dietro, l'acqua è sempre il sentimento, nel bene e nel male, perché i sentimenti possono essere buoni ma anche distruttivi. Abbiamo una donna che siete voi, seduta sul suo trono, molto austera, che a me richiama molto anche la prima carta. Una donna che lo saprà accogliere, però lo saprete accogliere con compostezza, quella stessa compostezza che permetterà a lui di avvicinarvi con umiltà, l'acqua che torna, guardate, della persona seduta. Vedete, sembra quasi un fotogramma in una storia proprio della gamba di questa persona che si tira sulla veste. Quindi la riuscita è confermata, è una riuscita confermata nei sentimenti. E ci sarà questo cambiamento, lo conferma anche l'ultima carta. Ci sarà questo cambiamento, questo grande sconvolgimento. Il cambiamento non è la riuscita è confermata. Ci sarà il cambiamento, questo appunto, dello sconvolgimento. Quando lui avrà capito cosa ha fatto, avrà imparato la lezione, avrà acquisito un livello di coscienza maggiore, tornerà. E sappiate una cosa. Queste dinamiche sono dolorose, però dovrebbero anche, diciamo, risultare desiderabili. In che senso? Vuol dire che realmente c'è un legame forte, che realmente quella persona è la vostra anima gemella. E purtroppo le leggi dell'universo non le possiamo cambiare noi solo perché ci fanno soffrire. Dobbiamo solo imparare a conoscerle per poterle gestire al meglio e non subirle in maniera, diciamo, oscura e all'oscuro, solo
Solo in questo modo riusciremo ad avere la calma necessaria per saper attendere il tempo giusto per ogni cosa. Io passerei alla seconda variante. I vicini ancora non stanno bussando, quindi forse riusciamo a finire questo interattivo questa sera. Nella seconda variante, scusatemi, spoiler. Allora, abbiamo due persone. Una di queste due persone ha dato tutta se stessa all'altra e l'altra ha preso senza dare nulla in cambio. Parliamo di sentimenti, parliamo di beni materiali, parliamo del consiglio, della presenza. Ha preso e portato tutto via. Qui abbiamo una persona che si sente totalmente svuotata e questa siete voi che state chiedendo. Mentre la persona di prima si sentiva troppo piena e aveva questo cuore in petto che batteva talmente forte e non taceva mai, tanto da spingerla a squarciarsi il petto e tirarlo fuori per guardarlo e rimproverarlo, redarguirlo. Qui abbiamo una persona che è stata completamente svuotata, derubata dell'anima, della sua parte più preziosa. E quasi come se il partner si fosse comportato come un vampiro, avesse veramente assorbito l'energia vitale di questa persona, lasciandola molto debilitata. Quella persona però ha lasciato fare per sentimento e anche per buona ingenuità l'ho lasciato fare, va detto. Sì, qui conferma che c'è stato anche una condivisione, un aiuto a livello economico, pratico e materiale. Questa persona potrebbe aver convissuto con voi, vissuto da voi, oppure ha avuto problemi anche a livello economico dove voi avete dato. E il problema è stato che non lo avete fatto con prudenza. Quindi nel momento in cui questa persona è andata via, oltre che a destabilizzarvi a livello emotivo, vi ha lasciato in una situazione problematica a livello pratico. E lo ha fatto in maniera repentina. Può essere anche un rapporto di lunghissima durata questa, quindi dove c'erano proprio le case, i beni, eccetera, eccetera, magari mutuo, debiti, non lo so. Vi ha lasciata sola. Il problema quindi anche a livello proprio materiale. Vediamo un po' com'è qua la situazione. Qui parla di perfezionamento. Abbiamo un ragazzo che va a bottega, va ad imparare. Tornano i denari. Allora, in questo caso, ancora, mentre nella prima variante vale la pena aspettare che la persona torni, innanzitutto anche qui abbiamo un legame molto forte. Potrebbe essere un legame karmico anche in questo caso, però il punto è questo, che si tratti di anima gemella, anima compagna, comunque c'è una conoscenza e c'è una lezione, ma la lezione più grande non è per la persona che è andata via in questo caso e che da queste prime carte non tornerà, quindi non vale la pena aspettarla, ma io mi scuso sempre per questa moto anche notturna, vabbè, questo ragazzo che va a bottega. Quest'anima giovane che va dal saggio alchimista ad imparare una lezione, a trasformare il piombo in oro, la sofferenza in consapevolezza, siete voi. Perché voi date troppo. La carta lo dice. Avreste dovuto usare prudenza. Non l'avete fatto. Non è una cosa negativa in sé, perché in realtà è un buon sentimento, però bisogna saper affrontare le situazioni con il giusto mezzo. Voi invece avete dato troppo e non vi siete tutelati. Questo è il primo grande errore perché è un qualcosa che vi caratterizza come persona in tutto, nelle relazioni familiari, sentimentali, lavorative. Questa prova e questa sofferenza è giunta a voi per aiutarvi a migliorare. Non è un rimprovero, non è che l'universo vi sta appunto rimproverando, no, non è quello. L'universo vi ama ed è per questo che vuole insegnarvi a proteggervi, perché prima che gli altri diventino talmente coscienti da decidere di non colpire più il proprio prossimo,
Ciascuno di noi deve diventare talmente forte da sapersi in maniera preventiva difendere. Bisogna essere candidi come le colombe, ma prudenti come i serpenti. Scusatemi il tono, ma io ho sempre paura di dar fastidio ai vicini perché è tardissimo. Guardate, torno al lavoro, il maniscalco. Cioè, guardate che cosa meravigliosa. Chi mi segue lo sa che io mi entusiasmo di queste cose, perché i mazzi di carte contengono talmente tante carte. Non è scontato a questa associazione. Guardate poi, tra l'altro, il ragazzino che diventa adulto, le monete che aumentano, guardate i progetti. Questa persona che non fa più progetti così campati in aria, ma che ragiona molto. Tutti gli elementi, segni, è al lavoro e sta trasformando la pietra che diventerà oro. Quindi io vi confermo, in questa esperienza di dolore in cui non vale la pena aspettare la persona che è passata nella vostra vita, la grande prova era rivolta per voi, per un vostro cambiamento e miglioramento. Quindi prendete in mano il vostro dolore, guardatelo in faccia e accuditelo, come un figlio piccolo che sta piangendo. Quel dolore è frutto di una paura. Non servono le parole. Per rassicurarlo, quando uno ha paura non ci vuole l'assicurazione razionale, ci vuole l'abbraccio sincero, il calore. Quando un bambino piccolo viene abbracciato dalla mamma e sente di essere amato, non gli chiede perché, come e quando, lui sa che è amato sia che stia piangendo sia che stia ridendo, solo che la sente vicina. Voi dovete abbracciarvi come fosse vostra madre. Dovete prendere il vostro dolore e lo dovete abbracciare. Come fosse un bambino a cui non servono spiegazioni, che non state rimproverando, che non state neanche elogiando, lo state accettando, che vuol dire riconoscergli dignità. E anche questa carta ci conferma che la prova è volta ad acquisire un livello di coscienza sempre maggiore. Andiamo ad allargarci la nostra consapevolezza come gli anelli di questa costellazione, di questa galassia, che fanno sempre più luce, più luce, più luce. La consapevolezza è spesso associata alla luce, alle stelle. Vediamo un po'. Probabilmente lui tornerà. Guardate, tornerà più povero di prima, anche arrogante, anche a pretendere qualcosa con un fiorellino chissà preso dove. Lui verrà a testare la vostra capacità di non dirgli no, cioè lui è convinto che voi non abbiate la forza di mandarlo via. Lui crede di potervi manipolare, forse in questo momento riuscirebbe anche a farlo perché il vostro dolore è come un dolore infiammato, è come un punto infiammato della vostra anima e siete deboli. Però se sentite risuonare questa lettura, prendete le vostre precauzioni e intraprendete quel lavoro che da giovane ragazzo di bottega vi porterà a diventare alchimista di voi stessi. Mi raccomando, è molto importante. Vedete, guardate in faccia la vostra forza, il vostro dolore e anche quel lato animalesco di voi. Tiratelo fuori. Voi dovete dialogare con quella parte di voi. È la prima compagnia, il primo partner. Prima di poter amare il resto del mondo, voi dovete imparare ad amare quella forza che è dentro di voi. Che non conoscendola adesso vi spaventa e vi frena. Invece guardate, siete voi, è il vostro animale totem, è la vostra prima anima gemella, se possiamo dire così, è il vostro angelo custode. Guardatelo in faccia. Vediamo l'esito. E anche per voi ci sarà il cambiamento. E sarà un cambiamento grande. E non sarete soli in questo cambiamento, perché in questo momento vi siete isolati dal resto delle persone che magari frequentavate prima, o se le frequentate in maniera molto più, diciamo, distaccata, di apparenza, perché si fa. Voi avete bisogno di ridedicarvi a voi, alla vostra vita e alle persone che avete intorno. Vedete, guardate qui, vi dovete riappropriare della vostra ricchezza interiore ed esteriore. Questa carta che chiude, io lo dico sempre, io leggo molto la prima carta all'ultima. Guardate qui, c'è qualcuno che porta via da voi l'energia del vostro chakra del cuore, del plesso solare. Qui siete voi, l'abbiamo nominato prima. Questo leone, questa forza, abbiamo detto che è il vostro angelo custode e che torna qui.
Vedete che si riappropria della sua ricchezza. E guardate una cosa, per chi mi segue sa che io sono molto molto legata alle simbologie. Qui l'alchimista ha in mano il suo oro. E cosa abbiamo nel percorso che questa persona deve compiere? La trasformazione della pietra, guardate quante monete ci sono in questa carta, nella moneta, nel suo oro. Vedete? Eccolo qui. Quindi per questa lettura il responso è no, non vale la pena aspettare questa persona e anche se tornerà non vale la pena riprendere con lui quello che c'è stato prima. Siate superiori perché quella è una questione di educazione, ma lavorate per voi stessi perché in questo caso il rapporto c'è, non credo che sia totalmente di anima gemella, l'abbiamo detto, probabile che il rapporto sia più di anima compagna. Però in realtà questa persona e questo dolore sono entrati nella vostra vita per permettervi e mettervi nella condizione di imparare una lezione molto importante che vi renderà liberi su tanti altri fronti. Variante gialla. Vediamo cosa abbiamo qui. Qui abbiamo due persone che, anche se lontane, si pensano. È bizzarra questa cosa, perché magari non vedete più questa persona da tanto tempo e non si fa sentire. Vi pensate, siete connessi mentalmente, a meno che questa persona sia andata via, può essere perché ha una storia, un legame di partenza, una famiglia, magari siete stati amanti. Questa è una persona che vi pensa in maniera molto profonda anche voi a lei, non ce l'avete l'un con l'altro, non provate astio, si soffre ma non ci si odia. E qui la distanza è come un pezzo che manca a ciascuno di voi. C'è il silenzio, ci sono gli occhi chiusi, qui la persona vi sogna, vi immagina, vi ha costantemente nella sua mente. Non vi ha davanti, chiude gli occhi per poter entrare in contatto con voi, ma anche voi fate la stessa cosa con lui. Vediamo un po'. Allora, la carta ci dice che molto probabilmente la situazione migliorerà, cioè se il vostro desiderio è che questa persona torni, potrebbe accadere, ma non sarà un ritorno definitivo. Sarà solo una situazione momentanea. Vediamo però meglio. Quindi, se il vostro desiderio e il vostro amore è talmente grande che sareste anche in grado di vederlo andare via nuovamente, allora sì, vale la pena aspettare. Perché comunque questo ritorno ci sarà. Però se aspettate qualcosa di più, vedete, guardate, scusatemi, l'intercalare mo è sbagliatissimo, sono un po' stanca. Guardate, abbiamo la carta che ci dice che il miglioramento e la riuscita saranno temporanei e poi ci sarà di nuovo la perdita. Questa perdita però se non sarete pronti e non avrete già, diciamo, le spalle pronte a sopportare questo peso e l'anima pronta a questo allontanamento, vi farà vivere un momento di sofferenza peggiore di quello che avete già passato. In questo caso la nevrosi arriverà anche per voi, cioè non vi spaventate, ma sarà una sofferenza legata a rabbia e al malessere per la presa in giro. Perché anche se lui non lo farà apposta, perché magari ha una situazione d'origine a cui deve tornare, però vi abbandonerà di nuovo, magari anche dopo un incontro amoroso. Quindi passerete da un contatto fortissimo, una passione forte, di nuovo un completamento alla perdita peggiore. E lui in lontananza che comunque non vi può dire niente, non vi può promettere niente, se ne deve comunque andare, è a capo chino, non sa cosa dirvi e voi sarete nei suoi confronti molto più arrabbiata di adesso. La carta conferma che c'è comunque una situazione che lo vincola. Questa persona ha una moglie, una compagna, una famiglia, comunque una situazione stabile alle spalle, situazione verso cui lui ha fatto ritorno, sebbene magari prima avesse promesso a voi dei grandi cambiamenti. Qui c'è un legame molto molto forte, sia a livello mentale che fisico. Lui è incatenato a questa famiglia di origine. Sì, si conferma la possibilità che lui possa farsi nuovamente vivo. Forse non lo riconoscerete neppure, cioè non fisicamente, nell'atteggiamento. Potrebbe anche accadere che questa persona che
Dopo mesi o anni di silenzio totale, torni da voi salutandomi in tranquillità, come se nulla fosse successo, come se vi foste lasciati l'ultima volta il giorno prima, e come se niente, voi non doveste provare nessun senso di rabbia, nessun dolore nei suoi confronti. Cioè, ecco, mi sono tornato, ci siamo visti ieri, peccato che sono passati 8 anni. Potrebbe tornare in questo modo. Le carte confermano la possibilità che voi al suo ritorno possiate accettare di incontrare questa persona. Potrebbe anche accadere che in questo ritorno ci sia una frequentazione di un tot di tempo, cioè ci si rivede per una settimana, un mese, 2 mesi, 1 anno, si ristabiliscono le dinamiche del quotidiano di prima, si rientra in confidenza e tutto, però come abbiamo visto nelle carte di prima, questa persona poi andrà via e il suo andare via potrebbe anche essere definitivo questa volta, anche perché la rabbia che monterà in voi sarà superiore all'amore che potete provare in questo momento. Perché sarà incontenibile. Conferma questa presenza del quotidiano, vedete queste due persone. Perché voi in realtà siete molto presa e il rischio è che voi potreste pendere dalle sue labbra, potreste dare nuovamente credito a questa persona che di per sé probabilmente il sentimento lo ha ed è anche forte e c'è soprattutto legame sessuale, fisico. Però comunque sia questa persona dovrà andarsene. Lui già lo sa che non può rimanere da voi e la più grande, tra virgolette, colpa di questa persona è che non ve l'ha mai detto in maniera chiara e anche tornando non ve lo dirà in maniera chiara. Manca l'armonia per decidere, ci dice le carte. Ci dice la carta, scusatemi. E abbiamo una persona che si rincammina verso il suo percorso da sola. Questa persona che comunque è removibile, che riguarda, guarda nuovamente al passato e a quelle che sono le sue origini e i suoi legami, i suoi doveri. E questa è una persona che non lascerà, se c'è la famiglia, non la lascerà mai. Molto probabilmente non ha altre frequentazioni extraconiugali, cioè l'unica persona che veramente ha frequentato e amato siete voi. Ma questa persona non si smuove da questa situazione. E anche per lui è di sofferenza, di grande sofferenza, solo che voi non siete più disposti ad accettare questo comportamento. Voi lo lascerete sì andare, non lo lascerete andare e tornerà con il tempo in voi l'armonia. Voi vi dovrete far forza, cioè tutto questo lavoro di emancipazione da questo legame sarà un lavoro sui vostri sentimenti. La questione è questa, in questo caso, per com'è la situazione, conviene considerare il fatto che lui tornerà e avrà comunque un forte ascendente su di voi e per quanto voi della terza variante vogliate essere forti, vi lascerete coinvolgere. Fosse anche l'ultimo saluto di questa vita, l'ultimo incontro passionale. Dovrà comunque andare via. E la questione sarà di sofferenza anche per lui, questo andare via. Ma mentre lui andrà via a capo chino, senza dirvi nulla, perché non può dirvi nulla, voi vi troverete in una situazione di, non di disperazione, ma di rabbia profonda. Al che penserete, avessi fatto altro. Non l'avesse aspettato, quindi qui sta a voi, dovete molto lavorare su quello che sentite che vi risuona della lettura. Perché alla fine con molta, 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 molta pazienza e con il tempo voi vi riprenderete da questa situazione. Ma non sarà una cosa immediata, perché qui siete completamente immersi in questo sentimento, nell'acqua. E alla vostra anima, la parte più pura di voi. Voi state cercando di guardarlo, però avete come preso nella coppa un po' una goccia del mare. Voi guardate un pochino del tutto, in questo tutto che però si perde e che è talmente tanto che vi può anche sovrastare. Però voi avete le ali. Guardate, non c'è terra su cui approdare, potreste essere spacciati, invece no, la carta ci dice che voi avete comunque un altro elemento, l'aria, e che lo sapete gestire.
In questo caso sono i pensieri. Mentre nella prima variante i pensieri non servivano a quietare quello che accadeva nel petto, lì l'emozione era più forte. In questo caso tutta questa emozione, che potrebbe comunque far soffrire e creare confusione e caos, deve essere sottoposta al vaglio del pensiero, dell'aria, della vostra capacità di innalzarvi, guardare da lontano la situazione, perché solo da lì la potete capire. Come si suol dire, bisogna essere lontani dalla battaglia, sulla montagna, per poterne capire le dinamiche. Se sei immerso nella battaglia, non puoi capire né quali sono le premesse né quali saranno le conseguenze. Io vi ringrazio, mi scuso per il tono di voce magari peggiore del solito. Se avete piacere di lasciarmi commenti, io ne ho molto più di voi che nel leggerli, per l'appunto. Sono felicissima, anche critiche costruttive che sono sempre utili. Se il canale vi piace, seguitemi. Se volete spuntare la campanella, rimarrete e sarete sempre aggiornati. E vi saluto e al prossimo interattivo. Buonanotte!